Siamo venuti, boss. Dove siamo, boss? A Vignola, altro borgo emiliano, per venire a mangiare bene e farvi vedere come passare una bellissima giornata autunno-invernale o come vi pare a voi. C'è del vento, ragazzi, un venticello gelido. Arrivati in fondo, ragazzi, perché siamo arrivati, la strada era sbarrata. È uscita la guida gentilissima, la signora ci ha spiegato che gli ingressi sono cadenziati 9:30, 10:30 eccetera. Ci si ritrova qui davanti, che là c'è l'ingresso e qui ci si ritrova. Ci si può prenotare prima dall'app che vi lascio giù in descrizione, oppure se ci sono posti liberi presentarsi e loro vi fanno entrare ed è gratuito. Guardate la cosa buffa, questo era uno dei portoni d'accesso e per bloccarlo, che adesso non c'è più ovviamente, era tutto fatto in legno, aveva la parte qua dove il legno doveva venire giù e lo bloccava, vedi, c'è la battuta del legno qua, questa è ancora qui lì sopra e relativamente anche dalle altre parti. Bello, bello. Erano così grandi perché spesso si mettevano, questo è anche piccolo, dentro gli sgabellini ai lati del fuoco per stare più vicini a scaldarsi. E per firmare le proprie opere gli artisti usavano mettere in punti particolarmente nascosti i propri autoritratti. E dopo questa scarpinata, amore? Andremo a mangiare, spero, perché ho una fame. Anch'io. Il boss dice sempre che dobbiamo lavorare, e allora lavoriamo. Stiamo tradendo la patria, ho preso dei tortellini modenesi. Prima il brodo, da brave persone. Fammelo vedere. C'è il suo grassettino. Tua moglie tende anche a fare sfocato e non te ne accorgi da così vicino, ma... Brodo delicato, di verdure e cappone, diceva la ragazza, è delicato però buono. E adesso però scegliamo il tortellino. Che ripieno, boss, però. Il tortellino modenese, a parte che è un pochino più grande del nostro, variano nel ripieno perché quello bolognese è completamente crudo, nonostante la confraternita del tortellino dica che il lombo va un po' scottato nel burro, le brise vaire, non lo fa nessun macellaio questa cosa. Qui invece è completamente cotto, prima di essere macinato e messo in questo gioiellino di sfoglie che fanno loro, fanno tutto loro.
bisogna dare a Cesare quel che è di Giuseppe, e devo dire che sono veramente molto buoni. Meglio Modena, meglio Bologna, non sarò io a dirvelo, sono buoni entrambi. Il tortellino nostro è buono perché è il tortellino nostro, e questo comunque è veramente valido, veramente valido. Possiamo aggiungere squisiterrimo. Com'era questo qui? Il risotto all'antico aceto balsamico. Il risotto antica Modena. Ci siamo persi. Che ha versato il balsamico tradizionale. Esatto, vedi qua. Risotto. Guardalo, bello denso. Probabilmente era molto buono anche quello con la burrata, però la signora ha detto siamo. No, questo non ci voleva. Si sente molto, c'è questa nota leggermente dolce. La parte dell'aceto balsamico ci sta davvero. Il riso è cotto da Dio. Vale la pena di aspettare un bel po'. E il fatto che avete aspettato un bel po' è buon segno, vuol dire che il riso così ci vogliono 20 minuti a cuocerlo, quindi buono. Ecco, io di questi ne mangerei almeno 3. Correttamente loro l'aceto balsamico ve lo versano al momento del servizio, quindi non in cucina, perché hanno l'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP, che non è quello IGP da 8 euro dello scaffale, sono quelli che costano un sacco di soldi in più e si sente tantissimo nell'aroma perché sono fatti in modi completamente diversi, ed è corretto perché così vedete effettivamente è quello che state per mangiare. Mischiare il dolce, l'aceto balsamico, sono esperimenti che piacciono più al boss. È vero. Ammetto che per una persona tipo un troll di montagna come me, questo è veramente buono, perché il caldo del riso, quando buttano dentro subito l'aceto, ti arriva la zappata su che ti apre subito il naso come se fosse una roba balsamica. E il sapore del dolce con l'aceto è molto gradevole, fra l'altro ha una tonalità, ti rimane in bocca un po' il sapore di noce. È veramente molto particolare. Io lo consiglio un po' a tutti. E giustamente anche per il pane abbiamo le tigelline, ragazzi. Noi tutti impastricciate di pesto. Allora, guardate, questo qui dovrebbe essere uno stinco marinato nella birra. Guarda come si sfoglia. Questo qui sembra che abbia fatto una cottura, venga lenta. Meraviglioso. Guardalo, guardalo. Questa è la sua carotina, il suo sughetto strafantastico. Guarda che bello fibroso. Trattato con cura e amore. Qui abbiamo, cos'era, della pancetta mi sembra, non mi ricordo più. So che è cotto in bassa temperatura, laccato il miele con la paprika, quello me lo ricordo. Stratenerissimo anche questo. Sta volando una culina assurda da ste parti. È grassettino, ma non quel grassettino stucchevole, quel grassettino che ti fa partire una goloseria assurda. Ci sto sbavando mentre ve lo dico. Si sente il miele, ma pochissimo, cioè senti che c'è un accenno di dolce e poi parte un po' la paprika, veramente buonissimo. Ma c'è anche il frigione. Qui c'è del peperone, intanto non è il frigione nostro, perché il frigione bolognese è cipolla e pomodoro, il peperone non c'è. Però buono. Ma perché queste, ragazzi, non solo sono tigelline ma sono pure calde, quindi vuol dire che sono appena fatte. Il problema di tagliare la tigella è che ha la temperatura della lava e devi riuscire a non tagliarti le dita, ma fatto quello, mamma mia, cioè dite che sono calde. Potrei anche esagerare. Continuate a seguirmi che esagero. Il fatto che la tigella sia con la farina semi-integrale è particolarmente saporita, quindi nell'insieme ha un suo sapore che va ad avvalorare quello degli altri ingredienti. E mentre sfumate come risotto nelle immagini che stanno scorrendo in video componenti, allora abbiamo 73 euro di spesa. E il risotto per me è un qualcosa di venire comunque a provare, perché a me gli esperimenti non piacciono, ma questo mi è piaciuto veramente tanto. Passate al prossimo episodio. Perché non mi schioccano a me le dita? Ah.
Master voleva scappare a casa e invece vi sorprenderemo con un'ultima bontà vignolese. Siamo alla pasticceria Gollini. È il posto migliore in paese per mangiare cosa? La torta Barozzi, tipica di Vignola. Andiamolo! Andiamolo fiducioso lì. Barozzi, ci diceva la signora, è senza farina, a mandorle, arachidi, cacao, cioccolato, scusate, caffè decaffeinato, uova, zucchero, burro e basta. E poi c'è la gemella chiara, senza cioccolato e senza caffè, che è la torta Muratori. Scusa, basta, posso fare una domanda? Chi era la signora che ti ha chiesto di andare a mangiare qui in questo posto? Sabrina, che mi ha contattata su Instagram e mi ha detto: mi raccomando, la torta Barozzi. Io l'avevo scritto, lo sappiamo, forse facciamo troppo presto perché qui apre alle 3:30 del pomeriggio, invece alla fine abbiamo aspettato. Ha la consistenza cremosa come del gianduiotto, si sentono bene le arachidi, è veramente buona. La miglia, però è buona. Quando ordinate il teino, in fondo là c'è la selezione dei tè, potete scegliere quello che volete. Questo qui tra l'altro è un Earl Grey con il mandarino verde di Calabria. E a questo punto, ragazzi, la giornata è veramente finita. Ci tenevo particolarmente a farvi vedere anche questa bontà de vignolese. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, se no vi perdete tutti i contenuti fighermi che portiamo sul canale. Ciao!